stringeremo la mano tra poco. Io mi presento per chi non mi conoscesse, sono Tinto, non di capelli, ve lo dico già, non fate battute, Nicola Potente, chiaramente nome d'arte, voce di De Cantre, su Rai Radio 2 da 20 anni, io e Fede parliamo di Eurogastronomia. Proprio oggi comincio su Rai 2 alle 12 il mio programma Pizza Doc, chiaramente registrato, perché sennò non potrei essere qua. E a proposito di pizza, in questa regione ho mangiato delle pizze incredibili, quindi alle Marche. Poi quest'estate vi ho tenuto compagnia con Camper su Rai 1, ma vi dico subito che non sono io il protagonista di questo talk. E adesso chiamerò alcuni amici che firmeranno con questa penna, e all'interno qui c'è un documento, una sorta di patto di amicizia. Perché noi vogliamo unire l'Italia dal punto di vista turistico e dal punto di vista gastronomico. E allora chiamiamo il primo cittadino di Senigallia, facciamo un applauso a Massimo Olivetti. Bravo sindaco, a 100% assolutamente. Qua potrei anche non usare il qua, ecco, questa è quella centrale. Come va? Tutto bene? Perfetto, benissimo, prego, si può accomodare. Sindaco di Senigallia, poi adesso ci spostiamo dalle Marche, dal centro andiamo al sud, e devo dire che la temperatura, caro sindaco, oggi qua a Senigallia è molto da sud. Il sindaco di San Vito Lo Capo, signore e signori, Francesco La Sala. Adesso ci spostiamo di pochi chilometri, rimaniamo al centro, vedete, ve l'avevo detto, andiamo in Italia, no? Centro, sud, andiamo a Foligno, consigliera del comune di Foligno, Daniela Flagiello. Perfetto, anche questo caso, bacia mano all'antica, perfetto, da Foligno. E poi andiamo al nord, ecco, abbiamo unito con i puntini, ricordate quella rivista, Settimana Enigmistica, unisci i puntini da 1 a e viene fuori Senigallia, città gourmet. Questo sarà il giochino di oggi. Sindaco di Isola della Scala, Luigi Mirandola. E poi il direttore di tipicità, Angelo Serri. Stringerci la mano, no? A vicenda, perché oggi siamo qui per celebrare questa unione di territori. Senigallia è una città legata all'alta gastronomia, pensate che qua ci sono chef super stellati, una città che per esempio con diversi programmi vede proprio il patrimonio gastronomico marchigiano al centro della città, dove uno viene magari sta 2 giorni per prende 2 chili, il medico si è preso 2 chili di felicità. Avevamo presentato questo evento, Senigallia Città Gourmet, durante il periodo della pandemia, se lo ricordano, in maniera digital, avevamo coniato, no, questo termine, digital, l'unione del digitale, perché eravamo connessi online, e del fisico in presenza, pochissimi, e quindi l'avevamo già presentato. Quindi questa è la volta buona, mi viene da dire, e parleremo di alcune eccellenze tipo il riso Vianorenano, poi qua abbiamo Gabriele che dopo nel pomeriggio ci delizierà, e ovviamente quando pensiamo a Isola della Scala godiamo soltanto a vedere una preparazione incredibile, e lui è l'unico a preparare il riso senza toccare la pentola. Io l'ho ospitato diverse volte nelle mie trasmissioni e dico: ma come fa? È impossibile, lui ce la fa. Ogni volta mi stupisce, lui non tocca a me. Io ho provato a casa, già si è attaccata 3-4 volte. Vabbè, un disastro. Parleremo dei primi piatti d'Italia, no? Con gli amici di Foligno, perché chiaramente tutti pensano alla grande cucina, citato Moreno Cedroni, una Uliasca, cucina stellata. Ma la carbonara a casa la facciamo bene, tutti sono in grado di prepararla, e comunque andando ai primi d'Italia è possibile fare un giro d'Italia attraverso i primi piatti. Poi vedremo di couscous, che è un couscous festival, degli eventi dove, ecco, permettetemi di fare questa breve riflessione e poi do la parola al primo cittadino, dove Israele e la Palestina si sono stretti la mano, e in un momento come questo dove ci sono dei confini che dividono, il couscous devo dire che invece unisce a tavola, se tutti uguali. E allora diamo la parola al sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, per i saluti di benvenuto
oggi in una giornata estiva, dopo magari andremo a fare un giro alla rotonda, sulla spiaggia, a gustare in piazza le grandi eccellenze italiane. Sì, sì, buongiorno a tutti, buongiorno soprattutto ai miei colleghi che sono qui oggi, che mi ha fatto piacere conoscere, spero appunto sulla base di quell'accordo che poi faremo potranno essere con noi anche durante questo incontro. Ringrazio ovviamente Angelo perché è sempre stato un motore per la nostra attività. È inutile che vi dica quella dell'importanza che riveste per la città di Senigallia l'enogastronomia anche per l'accoglienza dei cittadini. Io non so se dovrò poi intervenire successivamente, quindi il mio saluto è molto breve in questo senso. Mi auguro per tutti quanti voi, soprattutto appunto per i miei colleghi, che questi saranno alcuni giorni, uno o due giorni dove potrete restare, di estrema piacevolezza e di estrema compagnia. Saluto anche tutte le altre realtà, Commercio, Banco Marchigiano, dell'università presente, e quindi ovviamente porto i saluti all'inizio per l'inizio di questo evento. Grazie. Bene, facciamo un applauso al sindaco. Entrare nel vivo e dare la parola agli altri amici, voglio farvi una domanda semplice, poi insomma si sta insieme, si scherza. Atteggiamento di questo talk è assolutamente un atteggiamento informale perché appunto pizza talk è il mio programma, solo due ne ho assaggiate di pizze nelle registrazioni. E Capitale Italia qual è? Facile? No, viene da Roma, poi c'è stata Torino, no? Poi Firenze, non molti lo sanno, anche Firenze. E io direi che a questo punto c'è un'altra città capitale che è appunto Senigallia. Ora non arriviamo a farla diventare proprio capitale dal punto di vista istituzionale, perché ci sono molte problematiche, diciamo, burocratiche, però dal punto di vista del gusto, Senigallia, città capitale gourmet, ci sta tutta, anche perché come dicevo prima ci sono vari livelli. Parliamo di cucina stellata, ben 5, se non mi sbaglio, 5 stelle fra Uliassi e Cedroni, ma anche, diciamo così, piatti ed eccellenze popolari per tutti, nel senso che le grandi eccellenze marchigiane, penso per esempio al pescato, no, di questa costa, tutti un po' se lo possono permettere. Mi raccontavano di un'iniziativa lodevole che è quella di premiare il pescato locale, quindi gli amici che pescano quotidianamente qui davanti con dei piatti a 8 euro, insomma, quindi ti fa molto piacere questo, quando la cucina è di tutti ed è per tutti. Com'è?